Buongiorno, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Per chi avesse bisogno di traduzione simultanea, è pregato di andare a prendere le cuffie là dietro. So if anybody needs the headphones for the instant translation, you can find the headphones on the back, so you can go there and put them. We're going to start in a minute. Again, the event will be held in Italian with the translation also from Italian to English, English to Italian. So if anybody needs the translation, the headphones on, or the back, so go there and ask for one. Aspetto i 40 e poi non c'è. Scusami, sono ospiti stranieri, prima stavano quei signori lì, stavano cercando per... Provi a chiedere se hanno bisogno, sì. Grazie. Allora l'ho già chiesto, dice che deve essere trovato il documento. Ah, ok. (ride) 9:40, ora di iniziare. Vi ho svegliati. Buongiorno, benvenute e benvenuti a EIMA 2022, un focus speciale su tutto ciò che riguarda l'agricoltura digitale. Vi ricordo potete trovare a Padiglione 37 area EIMA Digital, dove uno dei fiori all'occhiello quest'anno è la presenza di macchine robotiche, quindi macchine autonome e robot agricoli. Un tema che si è affermato prepotentemente, siamo passati da una situazione dove sembrava fantascienza fino a pochi anni fa e poi magicamente ci siamo trovati questi robot presenti sul mercato, venduti e realizzati per le più svariate operazioni. Molte piccole aziende e start-up che si sono affacciate a questo mondo investendo moltissimo in ricerca e sviluppo, chiaramente queste aziende hanno avuto anche necessità di spingere per l'adozione della robotica in campo agricolo, così come di fare rete, di mettersi in contatto e anche eventualmente di fare lobby e capire insomma come proiettarsi verso il futuro. Di questo oggi parleremo con i nostri ospiti, quindi diamo il benvenuto a Elisa Breu, di funzionaria comunicazione di Gofar Fira, con il presidente Alessandro Malavolti, buongiorno presidente, con Lorenzo Marconi, cofondatore Field Robotics, Riccardo Barsantini, direttore commerciale di 12 Steps. Buongiorno a tutti, benvenute e benvenuti. Prima domanda, partiamo da Elisa Breu. Abbiamo detto la robotica si sta fermando, c'è necessità di creare un modo per promuoverla, per mettere insieme le aziende. Avete creato Gofar, ecco, cos'è Gofar, perché è nato e quali sono gli obiettivi che si è posta di risolvere, se vogliamo? I don't have the translation yet, so I'm gonna try to understand what you asked me. Okay, maybe I translate for you. So yeah. Why is Gofar born? So what was the purpose behind the creation of this organization? What is Gofar first, and what's your objectives?
Thank you. So to explain what Gofar is, I need to explain to you how Fira was created. So Fira was created in 2016 by Nayo Technologies because they thought that there weren't in any event who talked about agricultural robotics. There were events for agriculture, ag tech, but not agricultural robotics. So they decided to create an event where people of the industry, all the industry, the growers, the robot manufacturers, the technology suppliers, even the researchers and academics, everyone can be at one event to talk about the industry, the issues of this industry, because there are many, and to find together the solution to it. So that's how FIRA, the International Forum for Agricultural Robotics, it's in French, so in English it's backwards, was created. And then seeing that this event were bigger and bigger with lot of registrants, they saw that it was a little problem for them because they organized it and there were other companies who were competitive to them. So they decided to team up with French other companies to create Gofar. So Gofar is a non-profit association whose mean a global organization for agricultural robotics. And Gofar was created to develop and promote the industry in the international level. So Gofar is an association with five companies coming from France. In the agricultural robotics industry. So you have Axima, Robagri Inrae, Capagro, and Nayo Technologies. And they are organizing some things to develop this industry. So we have, for example, our media, who's called Agricultural Robotics News. So this media is online, and it's online media who will bring to you the latest advances or problematics and talk about those problematics for you to know more about them. We also create forums like the World FIRA. So the FIRA is two forums. For now, you have the worldwide one, who is in Toulouse in France, and you have the regionals one. So for the regionals one, you have for now the FIRA USA, who is specialized in the agricultural robotics industry of California. And we will create more of regionals one, because FIRA is aim to talk about the difficulties of the countries. So the World FIRA is worldwide, and the regional one is the issues of the country. And then for finish, Gofar is also aimed to develop this industry in trade fair like EIMA. So we are present in agricultural trade fair to talk and to put in light the robotics in the industry in trade fairs that are now more present with robotics. So that's the main goal of Gofar. Thank you, Mrs. Abreu. Presidente, a questo punto si è parlato della necessità di promuovere la robotica, ha parlato appunto anche nei trade show come EIMA, quindi qual è la sensazione sulla presenza della robotica in questa edizione e qual è anche il ruolo della collaborazione che la federazione Fedonacoma può avere con Gofar e con FIRA? Allora, faccio una premessa, la robotica stiamo vedendo solo la punta dell'iceberg, nel senso che abbiamo appena iniziato.
si vedono cose bellissime, Padiglione 37, poi abbiamo qualche esempio anche qui davanti a noi. Penso che buona parte del futuro della meccanica agricola, soprattutto delle colture specializzate, passi attraverso questo. Poi vi spiegherò anche il motivo. Noi come enti organizzatori dobbiamo sicuramente promuovere e spingere il far vedere la robotica, perché una piccola parte delle aziende agricole, che sono quelle di eccellenza, dovrebbero cominciare a introdurla. Non tanto per motivazioni economiche, ma anche quelle, nel senso che la robotica per funzionare deve avere una convenienza, ma io penso che nella prima fase non sia la parte più importante, ma sia la parte di conoscenza. Io faccio l'industriale, perché il presidente di Fenonacoma è un imprenditore che per 4 anni è prestato al ruolo di Confindustriale. Mi ricordo quando ho messo i primi robot in azienda da me alcune decine di anni fa, perché purtroppo non sono così giovane. I primi avevano delle problematiche, però mi hanno permesso di crescere la mia cultura, la mia esperienza e di fare progredire la mia azienda magari più velocemente di quelle di altre. Secondo me la robotica in agricoltura è in questo livello. Ci sono i primi robot, alcuni funzionano molto bene, altri devono essere ancora aggiornati, ma ci mancherebbe, si chiama curva di esperienza in tutti i settori, per cui però siamo a quel livello in cui dobbiamo far vedere, soprattutto agli agricoltori giovani, questo tipo di tecnologia. Devono sperimentarlo, devono sporcarsi le mani, devono scottarsi anche, perché l'esperienza non si trasmette, ragazzi, la si fa e basta, e cercare di andare avanti. Come associazione, oltre al discorso fieristico, noi dobbiamo promuoverla un po' a tutti i livelli, attraverso seminari, attraverso anche sensibilizzazione nei rapporti che abbiamo con l'associazione degli agricoltori, questo tipo di sperimentazione. Poi sicuramente saranno le aziende agricole più innovative, più giovani, magari anche più ricche, perché sono investimenti comunque importanti, e lo utilizzeranno per far vedere il fiore all'occhiello. E questo è estremamente importante. Siamo agli albori. All'inizio degli anni 90 eravamo agli albori dell'agricoltura 3.0 e 4.0, all'inizio degli anni 20 siamo agli albori della robotica. Io vedo un futuro radioso e spero, anzi sono qua praticamente sicuro di prenderci. Grazie Presidente. Sviluppare la curiosità, mi viene da dire, no? Come primo punto dal suo intervento. La ringrazio, so che ci deve lasciare a breve, quindi grazie di essere intervenuto. Posso aggiungere due cose? Assolutamente. Allora, questo è il mio pensiero personale, fatto in questi anni o meno. Il termine robot è un termine molto recente, anni 20-30, è uno scrittore ceco che si chiamava Kozek, una cosa del genere, che fece una rappresentazione teatrale e poi penso un libricino, non l'ha letto nessuno, c'è scritto solo su Wikipedia, in cui faceva vedere questo operaio robot che faceva un lavoraccio. Perché il termine robot in ceco significa lavori forzati, lavori duri. E secondo me è un termine molto corretto. Perché dobbiamo utilizzare un robot? Perché è bello, perché è figo, perché ci fa vedere che siamo dei fenomeni? Anche. Però diciamo che lo facciamo per sostituire qualcosa che a noi pesa fare o che costa molto fare. Partendo da questa considerazione, noi dobbiamo distinguere l'agricoltura in due grossi filoni: campo aperto e colture specializzate, ed è un po' quello che volevo dirvi. Campo aperto, sicuramente la robotica ha un ambito di lavoro, ma la vedo molto molto dura battere una mietitrebbia di 500, 600, 700 mila euro che fa diverse centinaia di ettari al giorno con un solo operatore. Noi possiamo mettere tutti i robot che volete, ma a trebbiare, secondo me, è ancora più brava mietitrebbia. Probabilmente anche su alcune altre operazioni di coltura, tipo l'aratura. Quando andiamo su operazioni un pochino più delicate, un pochino più sensibili, tipo la semina, ma soprattutto il diserbo, per me è soprattutto il diserbo, perché il diserbo è la parte di costo della parte chimica, è assolutamente importante. La robotica comincia a essere interessante, sia sul diserbo chimico, ma soprattutto sul diserbo meccanico. Ho visto alcune applicazioni meravigliose, me le vorrei portare a casa, ma io ho un ettaro di terreno, per cui non ne faccio niente se non giocarci, per il diserbo meccanico, meraviglioso. L'altro campo d'applicazione è sulle colture specializzate. Colture specializzate, frutta e verdura, significa proprio in maniera molto diretta, noi impieghiamo una quantità mostruosa di manodopera.
qualcosa siamo riusciti a automatizzare, vedi vendimatrici, vedi le stesse vendimatrici per le macchine per le olive, altri tipi di automazioni sui pomodori, non tanto quelli da tavola ma quelli da passata, e va benissimo tutto. Quando dobbiamo raccogliere una mela, una zucchina, abbiamo crisi. Secondo me la robotica, in un approccio che però non è più un'ottimizzazione dei costi, ma è un approccio frutto per frutto o vegetale per vegetale, sarà il nostro futuro. Non abbiamo manodopera, ce ne sarà sempre meno. Lasciamo stare i problemi di migrazione in questi giorni qui, perché non facciamo politica e neanche vogliamo farla. Il nostro futuro però deve passare necessariamente per quello, per cui il mio augurio, la mia spinta verso tutte le aziende che fanno robotica è: concentratevi su dove c'è tanta manodopera, ma non tanto perché costa tanto poco, quanto perché ce ne sarà sempre meno e noi ne avremo bisogno sempre di più. Io vi ringrazio, vi devo scusare perché purtroppo per me lei, ma abbiamo tanti appuntamenti e non riesco a seguire questo interessantissimo convegno sulla robotica. Grazie ancora. Grazie Presidente Malavolti. E quindi abbiamo parlato, insomma, della necessità anche soprattutto di approcciare, no, colture specializzate, e questo mi sembra anche un po' l'obiettivo di Field Robotics. Quindi professor Marconi, intanto mi piacerebbe capire un pochino meglio come si è passati a creare Field Robotics. Se non sbaglio venite da un'esperienza precedente più sui droni aerei, e poi avete deciso che invece il campo agricolo e soprattutto lavorare proprio sul campo era la vostra vocazione. Ecco, come è nata e perché in particolare avete pensato di creare una macchina per le colture specializzate? Sì, allora Field Robotics nasce in ambito universitario principalmente da una serie di progetti europei più che hanno coinvolto la robotica aerea, quindi droni, non necessariamente per l'agricoltura, ma per la ricerca, il soccorso, una serie di progetti dove eravamo stati coinvolti che condividono con comunque l'agricoltura il fatto di sviluppare tutti dei sistemi di intelligenza artificiale, di navigazione autonoma e di controllo e di robustezza che sono tipici anche dell'ambito agricolo. Quando abbiamo deciso poi di fondare uno spin-off che ormai è 5-6 anni che cova questa tecnologia, ci siamo un pochettino guardati intorno su quello che erano le potenzialità di mercato in Europa, in Italia, in Europa, e abbiamo visto che tutta la parte aerea forse era troppo di nicchia. La rivoluzione vera inizialmente doveva essere fatta a terra, con lo sviluppo di un sistema molto flessibile, piccolo, quindi il concetto che c'è dietro Field Robotics è quello di sviluppare un sistema che eventualmente riesce a gestire grossi proprietà duplicando macchine piccole, e quindi non rendendo un'unica macchina sempre più grande, con un obiettivo principalmente di non campo aperto, ma come diceva anche poco fa il Presidente, di specialty crops, cioè di siamo partiti con frutteti, adesso stiamo sempre più guardando verso la serra, l'ortofrutta e tutta una serie di ambiti applicativi dove l'automazione può essere significativa. Personalmente ho spinto tanto, io sono un professore dell'Università di Bologna, questo è uno spin-off dell'Università di Bologna, anche perché coordinando ingegneria dell'automazione per tanti anni e quindi avendo a che fare con questo flusso continuo di studenti di una qualità elevatissima, vedevo l'agricoltura, l'automazione nell'agricoltura come un ambito applicativo sconosciuto completamente, e dalle potenzialità enormi e dalle sfide tecnologiche enormi. E quindi il tentativo era anche cercare di far conoscere agli studenti questo ambito applicativo, studenti che tipicamente in una regione come la nostra sono attratti, sono fagocitati da tutta l'industria del packaging, dell'automotive, questa è l'esperienza di ingegneria dell'automazione, viceversa prendo un ambito con delle sfide incredibili, con delle potenzialità in termini di sostenibilità a 360 gradi incredibili. Abbiamo sviluppato la macchina che vedete al padiglione 37, che è un concept secondo noi diverso, rivoluzionario, con l'idea che diceva il Presidente di andare verso in qualche maniera delle nicchie di mercato, ma delle nicchie che hanno delle sfide robotiche decisamente significative. Grazie professore,
Chiaramente poi queste macchine devono andare sul mercato e il mercato deve anche avere un qualche genere di richiesta per queste applicazioni. 12 Steps mi sembra sia nata per questa ragione, ha creduto nella promozione della robotica agricola verso il mercato. Ecco, perché è nata e perché avete fatto questa scelta, se vogliamo, molto futuristica, ecco, per il suolo italiano, per le aziende agricole italiane? Grazie. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Barsantini e ho la direzione commerciale della società 12 Steps. Per rispondere alla domanda mi lego al motivo per cui abbiamo intrapreso questo percorso e soprattutto da dove proveniamo. Siamo un gruppo di ex manager di multinazionali legati ai prodotti chimici che ad un certo punto ha deciso di uscire dal mercato nel quale abbiamo vissuto per tanto tempo e di riflettere sulle opportunità che il prossimo futuro ci riserverà. Senza dubbio la soluzione chimica negli ultimi 30 anni è stata la soluzione più a buon mercato, più veloce, più semplice, sicuramente un qualche cosa che ci ha aiutato a sviluppare l'agricoltura, ma oggi per molti motivi sicuramente si ridurrà in modo molto forte la disponibilità di principi attivi, a partire dai diserbi. Prima sentivo il Presidente che si riferiva alle problematiche di diserbo, alle problematiche di manodopera, a delle problematiche che sono sostanzialmente le esigenze che dal mercato stanno cominciando a formarsi. Sono esigenze molto concrete, pertanto dai droni aerei ai droni terrestri sicuramente tenere i piedi per terra aiuta. E indubbiamente le problematiche da risolvere quando l'agricoltore sente questo tipo di esigenza, è chiaro che dal nostro punto di vista si crea un mercato. È ovvio, queste macchine sono macchine in uno stato in molti casi pionieristico, anche se devo dire che ci sono già soluzioni pronte, mature, per risolvere alcune di queste problematiche, sicuramente a partire dalle problematiche legate alle colture specializzate. Quindi se guardiamo un vigneto, guardiamo colture sottoserra, guardiamo colture orticole da pieno campo, in cui incrociamo una serie di problematiche, dalla disponibilità di prodotti chimici per risolvere le problematiche legate al crop protection, passando attraverso la disponibilità di manodopera più o meno a disposizione, ma oltre alla disponibilità c'è anche la necessità di formazione. Se io devo mettere una squadra di persone che vanno in mezzo a un campo, devono saper riconoscere una pianta di abutilon da una lattuga, altrimenti rischiamo di zappare la lattuga e teniamo l'abutilon. Da un punto di vista di mercato non avrebbe lo stesso tipo di risultato. La nostra filosofia è proprio questa, cercare di unire le diverse discipline di cui ci occupiamo, che passano attraverso ancora una volta la chimica che rimane, a determinati prodotti anche legati al mondo del biologico, ma una fortissima integrazione con altre discipline a partire proprio dalla robotica legata alle colture che sono più specializzate. 12 Steps, questa società nuovissima, il marchio 12 Steps l'abbiamo lanciato 3 settimane fa, pertanto siamo neonati, si sviluppa su una società di maggior tempo addietro che era Agrico. Oggi 12 Steps si vuole occupare proprio di questo tipo di filosofia. Uniamo più discipline, più iniziative, tutte focalizzate alla difesa delle colture agrarie, a partire da quelle specializzate. Ecco, allora abbiamo parlato di come e il perché creare questo genere di impresa, come proporre sul mercato queste macchine che bisogna in qualche modo fare conoscere. Allora, torniamo un pochino a parlare di Gofar, in particolare di Fiera a questo punto. L'anno prossimo, febbraio 2023, a Tolosa, se non ricordo male, con inizio il 7 febbraio, prossima edizione del World Fiera. Se non erro, oltre che un forum, diventerà una esposizione e dimostrazione delle macchine concretamente in campo. Cosa ci possiamo aspettare? Perché le aziende che si occupano di robotica dovrebbero partecipare? Insomma, quali sono le aspettative per questo evento? So the World Fiera will be so it will be in February. So
What we can expect is a brand new event. I don't know if some of you all already know this event, but it always be in a convention center. And this year we will be in the field. So this year we will really be next to the machines in the field. So this is one of the greatest change of our event. So World FIRA will be 3 days of networking times. So a lot of the people of the industry will be there to talk and to see what are the main issues of this year in the industry, with 1 day of scientific workshops. So you will have 1 day especially dedicated to R&D, who can be very interesting to have just 1 day of that. And then 2 days of demos in the field, expo zone and conferences to really see what the business is right now and talk about everything is coming. Ma cos'è? Al momento, come adesioni, qual è la partecipazione al prossimo World FIRA? Che tipo di entità di evento sarà? Noi, la federazione, so che avrà volontà o piacere di partecipare direttamente anche per promuovere chiaramente l'evento e la robotica presso tutta la base associativa. Ecco, cosa ci si potrà aspettare, cosa si potrà vedere? So we expecting 1,000 participants. So the last years with the COVID we had 1,000 or even a little bit more because it was a digital version. But this year is in person, so people can make it. So we are expecting 1,000 participants coming from 17 countries. So, and then we are expecting 30 autonomous solutions and 20 demos in the field, but it can be more. We don't know. And a lot of exhibitors. Last year we have more than 50. So it was a big show, and we're hoping that we will have as many. And the last edition of FIRA USA showed us that people are ready to come, and people are very interested in it. So we are hoping to have a huge number of participants. Molto bene, quindi aspettiamo un fantastico evento il prossimo febbraio a Tolosa, dove si vedranno le macchine in campo, macchine come quelle sviluppate per esempio appunto da Field Robotics. Ecco, quali sono state, prima il professore ci ha parlato di sfide che insieme anche agli studenti precedentemente, poi vi siete portati dietro nello sviluppo di questa macchina, quali sono le sfide che avete dovuto affrontare, i problemi da risolvere, quali le cose maggiormente sfidanti? Noi siamo partiti, a me ha fatto colpito questa frase che ho visto in uno dei programmi europei di finanziamento, che in agricoltura non è una questione di visione, agricoltura di precisione, la visione è chiarissima, c'è la mappatura, c'è l'automazione, c'è l'agricoltura di precisione, quindi tutto il ciclo che può contemplare la robotica in agricoltura è chiarissimo, si tratta di farlo, quindi di realizzarlo, di metterlo a terra, lì la sfida meccatronica, ingegneristica è enorme, perché è un ambiente ostile, quello del, diciamo, che ci troviamo ad affrontare. È sempre di più l'operazione che va fatta, deve essere un'operazione fine in termini di posizionamento, di operazione, insomma agricoltura di precisione è quello, e realizzare, mettere insieme aspetti di robustezza, di sostenibilità, di precisione, di intelligenza artificiale in un ambiente ostile, sicuramente la sfida vera. E quindi tutti i nostri sforzi sono stati quelli di mantenere fede a una visione, ma cercare di metterla a terra in modo robusto. Se vedete la macchina che c'è adesso, è una macchina che ha una tonnellata di payload, quindi non è una macchina da laboratorio, è una macchina che
anche ha delle capacità logistiche in campo, cioè l'idea è portare dei beams in maniera autonoma diciamo in giro, l'idea è installare sopra un sistema di raccolta automatica che stiamo sviluppando adesso, l'idea è quella di sviluppare un atomizzatore diciamo di precisione. Una volta costruita questa piattaforma elettrica, e l'elettrico è indispensabile, è fondamentale, non tanto per un problema di sostenibilità, metterei tutta la rivoluzione elettrica, il discorso sostenibilità quasi all'ultimo posto, perché poi sostenibilità bisognerebbe anche capire quanto costa realizzare queste batterie, bisogna mettere sul campo anche cosa significa poi smaltirle, dargli una seconda vita, quindi non è tanto un discorso di sostenibilità, è un discorso di precisione del movimento, è una questione di pulizia della macchina, di robustezza della macchina, l'elettrico è lì. E realizzare un sistema elettrico, un'elettrificazione per una macchina che deve portare potenzialmente tonnellate di payload, essere precisa in campo, trattare pendenze diverse, domini ostili, è un problema meccatronico decisamente sfidante. E quindi tutto è stato creare una macchina robusta, autonoma ed espandibile. Cioè a questo punto io vedo una prateria davanti, perché ho una presa, a me piace chiamarla quella macchina plug in the field, io ho una presa elettrica in campo su cui posso portare tutte tecnologie che adesso sono state lontanissime dall'agricoltura, che magari viceversa sono andato di fatto in ambito packaging, in ambito automotive, in ambito indoor, le posso portare in campo con tutti quegli aspetti di intelligenza artificiale, di automazione robotica che caratterizzano insomma questo dominio. Quindi la sfida è stata questa, mantenere fede alla visione, però concretizzarla, e concretizzarla ha delle sfide, ha avuto delle sfide ingegneristiche diciamo significative. Ecco, portare in campo le macchine, ha detto lei, cosa significa portarle in campo? Nel senso, cosa stanno chiedendo adesso gli agricoltori? C'è una domanda per la robotica? Cosa si aspettano coloro che vogliono investire in un robot agricolo e quali sono anche le loro sensazioni dopo magari aver iniziato ad utilizzarli? Grazie, la domanda mi permette di specificare ancora meglio, approfondire quello che siamo noi, che stiamo facendo e la risposta alla sua domanda. Noi rappresentiamo in Italia Eco Robotics e Naio Technology, sono due società che realizzano Agitech. Nel caso specifico della Naio sono droni terrestri a tutti gli effetti, sono dei robot che svolgono attività, diverse attività, che vengono richieste dalle aziende agricole. Oggi domanda di robot in realtà in molti casi non c'è domanda di robot, perché non sanno che c'è un robot. C'è un'esigenza da cui parte una risposta che può essere data attraverso un robot. Quindi la Naio Technologies ad esempio realizza delle macchine completamente autonome, semoventi, collegate a GPS con telecamere ad alta risoluzione per una precisione di movimento. Hanno una tecnologia molto avanzata da un punto di vista della precisione del movimento, pertanto riescono a risolvere alcune delle problematiche che l'azienda agricola sta portando avanti. Come faccio a risolvere il problema della manodopera? Quel mezzo si muove da solo. Come faccio a risolvere il problema di un diserbo? Quella macchina fa un diserbo meccanico, sia sulla fila che tra le file, tra l'altro in alcune tipologie di colture, dove c'è una forte richiesta di manodopera. Da un punto di vista generale l'azienda agricola ha anche bisogno di una sostenibilità, perché quando si parla di sostenibilità pensiamo immediatamente alla sostenibilità ambientale, ma un'azienda agricola ha necessità di un altro tipo di sostenibilità, che è quella economica. Pertanto anche l'aspetto economico deve essere ben bilanciato per dare una risposta positiva sia in termini ambientali che in termini economici per l'azienda agricola stessa e per tutte le persone che vivono su questo pianeta Terra. In questo caso i robot full electrics possono dare assolutamente una risposta positiva in questo senso, con tutta una serie di problematiche che si presenteranno esattamente come si stanno presentando sull'automotive, perché la disponibilità e il numero di batterie che si creerà fra un pochino sul mercato sarà un quesito molto importante da risolvere. Però ad oggi le società che si occupano di questo sono società che possono già scaricare a terra un qualcosa di pratico,
Oggi Naio è già capace di offrire al mercato vero, non sono prototipi, sono macchine certificate CE, macchine che possono essere, sono già state vendute, sono già state utilizzate, ci sono diverse unità che si muovono in Europa, l'Italia è rimasta un pochino più indietro rispetto ad altri paesi, ma speriamo presto di raggiungere e superare gli altri paesi, perché penso che nel bacino del Mediterraneo, e l'Italia è un driver sicuramente da questo punto di vista, ci siano tutte le esigenze e ci siano già le tecnologie che possono dare risposta concreta a queste esigenze. Pertanto vedremo presto delle macchine che si muoveranno anche sui nostri terreni. Perfetto, in effetti mi sembra un po' che il campo di applicazione naturale della robotica in agricoltura sia proprio l'agricoltura specializzata, dove noi la facciamo da padroni, quindi non sarebbe sorprendente, insomma, superare gli altri paesi europei in questo. Il Presidente Malavolti prima mi ha dato uno spunto per un'ultima domanda che vorrei farvi, con tre connotazioni diverse, e riguardo, poi l'ha toccato anche lei, il discorso di in qualche modo incentivare il mercato, creare curiosità. Parliamo di formazione, di educazione, ecco, sotto tre punti di vista diversa. Allora, la prima domanda per Elisa Breu, vorrei capire un attimo quanto può essere importante l'attività di Gofer, quindi eventi come Fira, nel promuovere e nel creare curiosità verso coloro che potranno essere i clienti di queste macchine. Quanti agricoltori avete visto nei precedenti eventi e quanto vi aspettate siano presenti nei prossimi ed incuriositi quindi da quello che i costruttori presenteranno? So trade show like EIMA are very important for that, because it shows that the robots are ready to be in the market and are ready to be buy, because the market is ready. Years later, the market wasn't ready. It's for that robots wasn't at fairs, but now they are here because it's ready and the growers want to invest in them. So for the growers in our event, we saw many of them and we asked them what they think about invest in those robots. And in our survey, 30% of French growers say that they are ready to invest in 5 years in a robot. So it's a big number for the market, because growers weren't that much happy with it a few years ago. And so in the event, we are like, I can't tell you the numbers, but we have, I think, 15% of our attendees who are growers, who is a big number, because we have 15% of robot manufacturers, 11 of technology suppliers, so it's one of the highest number. And for this edition, we aim to have more growers, because we are partnering with the CUMA, who is a French syndicate of growers who give machines to the others, who help them, and they will bring more growers to the event. So this year we cross fingers to have much more, and to teach them what robotics is, to show them that robotics is not here to replace them, but to help them, and it's for that World Fira is created too. Ok, quindi insomma aspetteremo febbraio per vedere cosa ci aspetterà. E sempre parlando di formazione, di educazione, chiaramente c'è bisogno anche di tecnici, c'è bisogno di ingegneri che abbiano voglia di mettersi al servizio della robotica agricola per progettare le macchine e magari poi da un punto di vista agronomico, per esempio, creare coloro che potranno capire come sfruttarla al meglio. Ecco, comunque in ogni caso, quanto è importante il mondo accademico nel creare curiosità, nel formare questi ragazzi e soprattutto di instradarli verso, come diceva prima, sono spesso noi più invogliati dall'ambito del packaging, automotive, motociclo, eccetera. Come invogliarli ad approcciare invece questo mondo? Il tema formazione è chiaro che è cruciale, perché la rivoluzione è una rivoluzione non solamente tecnologica, ma poi anche di service successivo e di utilizzo successivo. Quindi bisogna cambiare
mentalità a chi non solo progetta e poi gestisce queste macchine, ma anche a chi le opera. Io il peso formativo lo sento, la responsabilità la sento tantissimo. Non si tratta di come dire, veicolare in maniera forzata verso ambiti produttivi di un tipo o dell'altro, ma si tratta questa platea di studenti che tra l'altro sono studenti, ripeto, ho l'esperienza grossa di ingegneria dell'automazione dell'Università di Bologna, sono studenti molto brillanti con un ottimismo e una visione diciamo incredibile e quindi pronti a recepire diciamo le sfide. Si tratta di presentarle, si tratta di far capire quella che è l'importanza anche in termini, come dire, di sostenibilità, che è un tema che sta alle nuove generazioni giustamente molto a cuore, può essere un driver diciamo importante. E soprattutto bisogna cercare di formare, ripeto, non solo la parte tecnica che c'è dietro la progettazione, il service di queste macchine, di questi robot, ma anche chi li utilizza. Io l'altra visione che abbiamo dietro Field Robotics, che è un po' in altri livelli, ad altri ambiti applicativi ormai uno standard, che è quello della robotica collaborativa. Diceva prima il Presidente, robot significa lasciamoli fare i lavori sporchi, che non significa farli fare i lavori magari altamente cognitivi, dove un uomo dietro c'è e deve esserci, deve continuare ad esserci. Quindi tutto il problema di sviluppare una macchina non solo autonoma, ma anche in grado in certi ambiti di gestire la collaborazione con la persona istruita o comunque formata ad operare insieme al robot, trovando il giusto trade-off fra lasciare al robot il lavoro sporco e lasciare all'umano il lavoro intellettualmente diciamo più significativo, è la vera sfida. In ambito raccolta è vero che manca la manodopera e quindi l'automazione diciamo è fondamentale, ma manca una manodopera come dire, che fa il lavoro sporco, una manodopera che fa il lavoro più concettuale e più intellettualmente elevato c'è, dovrà continuare ad esserci e va integrata col sistema robotico. Ed è una disciplina, un ambito disciplinare, quello del cobot, della robotica collaborativa, che ripeto anche in agricoltura nascerà. È un tema interessante, ce ne sarebbe tantissimo da parlare, da dire anche sui problemi legati alla loro integrazione, all'interoperabilità anche con macchine pilotate da essere umano e così via. Purtroppo il tempo un po' tiranno, però sempre tornando al tema dell'educazione e della formazione, ecco, qual è anche l'importanza del ruolo di un'azienda invece come 12 Step verso il creare domanda in mercato attraverso la formazione? Sì, rientra tutto in un grande discorso, formazione, comunicazione, far conoscere che esiste tecnologia, eccetera. Ma vorrei spezzare una lancia a favore di un aspetto molto importante che è la semplicità. Noi abbiamo di fronte dei robot che sono poco conosciuti e che come primo impatto mentale uno dice... Cavolo, un robot? Ma ci vorrà un ingegnere della NASA per accenderlo, spegnerlo, farlo funzionare. Niente di più sbagliato. Oggi è una tecnologia alla portata di tanti. Oserei dire quasi di tutti. Di tutti quelli che hanno voglia di imparare qualcosa di un filino più nuovo. È chiaro che per arrivare a rendere semplice un qualcosa di complesso, alle spalle bisogna avere una serie di figure che rendono semplice dei meccanismi complessi, ma una volta che la macchina esiste, è concreta, è sul mercato, è vendibile ed è utilizzabile, la macchina è facile. Pertanto è necessario avere delle persone che siano adeguatamente formate, che sappiano anche raccontare un qualcosa evidenziando un meccanismo semplice di utilizzo concreto. Questa è una parte molto importante, perché uno degli impatti, una delle barriere che l'agricoltore ha di fronte a questa nuova tecnologia è lo scetticismo di saperla usare. Io sarò in grado di utilizzarla? Questa è una delle domande che passa nella testa di molte persone. La risposta è assolutamente sì. Io nelle prove che abbiamo fatto negli ultimi 12-14 mesi abbiamo incontrato tanti agricoltori, le hanno utilizzate e viste per la prima volta. Dopo un'ora erano capaci di impostarle, di farle funzionare. Chiaro che ci voleva all'inizio un supporto,
ma successivamente le macchine sono estremamente fruibili. L'azienda agricola, tra le tante cose, ha bisogno di un elemento fondamentale, concretezza. La concretezza passa anche attraverso la semplicità di impiego di strumenti. Queste macchine sanno essere anche semplici da essere utilizzate. È chiaro che a monte ci deve essere un percorso complesso che ha risolto problemi per farli diventare problemi semplici, questo sicuramente. E forse soprattutto anche cambiare un pochino, no, il modo di pensare dell'agricoltore, non farlo impaurire di fronte alla tecnologia, ma appunto incuriosirlo e farne essere attratto. Se posso aggiungere, l'elemento della curiosità per vincere una tradizionale abitudine ad operare nello stesso modo è un elemento intrinseco alle giovani generazioni, che sicuramente potranno essere un propellente importante sia per loro stessi come giovane generazione, ma anche per stimolare generazioni un po' più mature ad avvicinarsi a un qualcosa che magari spaventa. Quindi largo ai giovani, insomma, aspettiamo anche nei prossimi giorni gli studenti dell'Università di Bologna, così magari li invogliamo ulteriormente verso il nostro settore. Io lascio spazio a voi per delle domande, se ne avete. Se qualcuno ha una domanda da fare, alza la mano, gli porto il microfono. Se avete qualche curiosità per i nostri ospiti. Se non ci sono domande, io a questo punto vi ringrazio per aver partecipato. La robotica è un po' non solo il nostro futuro, ma direi ormai anche il nostro presente, quindi sicuramente c'è tanta evoluzione ancora da fare, ancora in corso, ma siamo ad un punto di partenza che forse mi viene da dire quasi in epoca pre-Covid persino poteva quasi essere impensabile. Ci siamo ritrovati dopo il Covid con 20 robot esposti qua in fiera al padiglione 37 nell'area robotica di Aima Digital. L'anno prossimo World Fiera 7-9 febbraio a Tolosa, corrette le date se non... E quindi cercheremo di andarli tutti a trovare. Io grazie ancora per essere intervenuti e buon continuamento di fiera.